Bene ragazzi, sono arrivato nei pressi del negozio, ho parcheggiato l'auto, adesso scarico il PC, lo porto dentro e gli facciamo il lavoretto di travaso del case. Smonto tutto e rimonto tutto, abbastanza velocemente, insomma, tanto comunque questo pezzo già lo sapete. Bene ragazzi, questo è l'effetto del PC finito e devo dire che è venuto un bel lavoro nonostante non ci siano tutte luci, lucettine, RGB e quant'altro, anche se il radiatore 280 col fatto che non ricordavo avesse anche l'alloggiamento per un SSD, per il momento è provvisorio perché in realtà avevo progettato di rimuovere quel tipo di SSD visto che ho aggiunto un 970 Evo da 500 GB sullo slot M2. E niente, prima impressione non mi è piaciuto molto il fatto che questa interfaccia, questo attacco qui che ci dà ThermalTake funziona per il loro Razer Cable, ma non per quelli di altre marche perché non mi corrispondono i buchi per collegarci e avvitarci con il Google Master che ho utilizzato per la scheda video, quindi è leggermente mobile. Purtroppo la punta, come avviene in tanti case dove la scheda video viene messa in verticale, non ha una struttura che lo tiene un po' più fermo, perché comunque sta all'estremità più avanti e qui non ha niente che lo fissa alla barra sotto, quindi è un po' ballerino. Poi il case naturalmente senza il vetro, adesso al momento senza il plexiglass davanti, naturalmente è molto più mobile. Come vedete, se io lo muovo, naturalmente fa più gioco tutto perché non gli dà quella struttura di supporto anteriore. Non ce lo metto naturalmente perché a casa dovrò fare quel lavoro con la scrivania, col vetro della scrivania, che userò questi perni come base d'appoggio. Levando il tappo ci metto un gommino, un velcro, diciamo un feltro, anzi quello per le sedie. Ci metterò quello, lo sagomo, così il vetro poggia su una cosa morbida e antiscivolo, perché tanto il vetro non si muove col peso che ha, ve lo posso assicurare perché pesa più di 20 kg. E niente ragazzi, questo è il lavoro finito. Devo dire che comunque sia mi piace molto, sia perché comunque all'interno dell'S340 tutto questo ben di Dio non si vedeva e l'accostamento dei colori comunque già c'era tra comunque prolunghe, slivate, scheda video, scheda madre, le Noctua che hanno i gommini di tutti i colori. Io naturalmente l'ho messi rossi, cioè ho curato il dettaglio dell'estetica anche se non si vedeva. Adesso finalmente comunque sia ne beneficio. Bene, andiamo a casa, portiamo tutto a casa e montiamo tutto quanto. Vai.
Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa fantastica avventura. Come vedete la postazione finalmente è finita. Ci sono state delle difficoltà, come avrete visto dal video. È venuto Fabio per aiutarmi la prima sera, diciamo, che abbiamo, io mi ero già portato avanti, lui mi era venuto ad aiutare per il discorso del posizionamento del vetro e comunque sia di fare i fori del muro. Insomma, in due si lavora sempre un po' meglio, anche perché si ha sempre anche un punto di vista diverso, quindi ci si può arrivare più facilmente a un'idea, a un come posizionare un qualcosa. Poi purtroppo era tardi, quindi abbiamo dovuto abortire il traforo, perché comunque abbiamo trovato un muro molto 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 duro, soprattutto sul lato dietro al case. Quindi per usare il trapano a percussione ho dovuto aspettare la mattina dopo, come avete visto nel video. Sono stato tutto, alla fine da solo sono riuscito, poi con un po' di difficoltà sono andato avanti. Il problema, c'è stato un intoppo alla fine del lavoro che era venuto molto bene. Infatti ci sono le prime foto che ho scattato, che erano con le vecchie staffe. Come potete vedere ci sono delle staffe diverse da quelle iniziali, da quelle che ho presentato nel video, a inizio video, perché una volta posizionato il vetro con il peso del case e il fatto che il case debba stare più avanti di almeno un 5 cm per lasciare spazio ai plug, insomma l'USB, il cavo video, tutto ciò che comunque si collega dietro la scheda madre, tenendolo ancora più avanti, la staffa era da 40, il case era da 50, come lo era il vetro, quindi già proponeva, insomma, si gettava in avanti. E quindi ho notato che ho utilizzato dei stop da 8 inizialmente, ma mi sono reso conto che ho fatto male i miei calcoli, ho sbagliato comunque sia il progetto iniziale, perché era impossibile che una staffa del genere, senza comunque la diagonale che gli consente di scaricare il peso, riuscisse a sostenere tutto il vetro più il PC e tutto quanto. Quindi per forza di cose si è proiettato tutto in avanti. La prima cosa che ho visto cominciare a inclinarsi verso l'avanti era il case. Quindi per un discorso di sicurezza ho dovuto rismontare tutto ed aspettare l'arrivo di, ho ordinato altre staffe. Come potete vedere sono diverse, sono più grandi, sono più lunghe, queste sono 50, le vecchie erano 40, quindi coprono tutta la distanza del vetro e in più sono anche più lunghe nella parte che poggia al muro, quindi hanno la staffa in diagonale che scarica bene tutto il peso, lo scarica bene sul muro. Ho cambiato anche il tipo di stop, sono passato a dei stop da 10 invece che da 8 come spessore, sono dei stop di qualità maggiore, sono studiati, progettati per adattarsi a qualsiasi tipo di muro, quindi avevo letto delle ottime recensioni riguardanti questi stop, mi sono affidato a questi e devo dire che comunque sia poi quando sono andato a rimontare il tutto ho notato veramente una stabilità maggiore. Quindi niente ragazzi, a parte questa piccola disavventura, perché per un discorso di sicurezza ho dovuto smontare il tutto, quindi ritogliere il vetro, rimettere il vetro in posizione, ho appoggiato la vecchia scrivania cercando di preservare le canaline e i cavi che avevo già passato, il case l'ho lasciato su quelle staffe, mettevo il puff, quello che si utilizza insomma davanti al divano comodo, lo mettevo sotto al case per un discorso di sicurezza. Infatti c'è stato ieri, insomma è successo che sono tornato a casa da lavoro e ho trovato il case poggiato sul puffetto, perché lo stop dal muro si è sfilato, era rimasto solo quello sotto dei due stop, quindi è venuto in avanti, per fortuna a una distanza di circa 10 cm lo aspettava appunto un comodo puff morbido dove il case ha potuto poggiare. Infatti non si è rovinato nulla, non si è staccato nessun cavo e il PC l'ho provato, quindi funziona tutto perfettamente. Quindi per fortuna sono stato abbastanza previdente a notare da subito un piccolo cedimento strutturale da parte delle staffe, quindi avevo capito con lungimiranza che non sarebbero potute durare molto a lungo, sarebbe stato un dramma se poi magari di punto in bianco tornavo a casa da lavoro, un bel giorno aprivo la porta e trovavo tutto per terra, vetro in frantumi, PC a terra comunque con un'altezza di almeno 50 cm, quindi dischi meccanici assolutamente da buttare, senza contare tutti i danni che con un colpo da quell'altezza potevano ricevere tutti i vari componenti, considerando che la scheda video si trova in posizione orizzontale, quindi lo scossone, lo sfilarsi dai slot PCI, insomma qualsiasi cosa, per fortuna è stata scongiurata.
Però alla fine, ragazzi, che questo progetto vi piaccia, perché comunque, come vi ho spiegato all'inizio video, la mia idea era di creare una desk PC, quindi una scrivania con case incluso, che non costasse tantissimo come quelle che si trovano in vendita, già fatte, che costano veramente, veramente tanto. Quindi l'alternativa per ottenere questo è o crearsela da soli, con il legno, mettersi a strutturare questo cassone. Però il problema nasce da quando io, Pignolo, per un discorso anche estetico, voglio rimuovere le zampe da terra. Se no era facile creare un cassone di legno con quattro zampe, quindi le avvitavi da dentro e poi quello lo rifoderavi e potevi montarci tranquillamente il PC all'interno, facendo tutti i vari fori, fessure per ventole, uscite, per la scheda madre e quant'altro. Ma è stato da una parte più facile così, dall'altra un po' più difficile per il discorso di sostenere il tutto. Niente, ragazzi. Grazie, grazie a tutti e ci troviamo nei prossimi video. Da me, e ringrazio anche il buon Fabio per l'aiuto che mi ha dato, sempre comunque sia compatibilmente con gli orari di negozio e vita quotidiana, che non è mai facile quando abbiamo bisogno di tempo. Quindi, che ne so, una domenica mattina è difficilissimo che riusciamo a fare questa cosa. Quindi lo ringrazio comunque per la disponibilità, per le idee, perché comunque questa idea è nata anche da una sua, appunto, punto di vista, che mi ha aiutato poi a definire tutta l'idea. E quindi grazie a tutti, se vi è piaciuto il video lasciateci un like e nei commenti scrivete che cosa ne pensate e ci troviamo nei prossimi video. Ciao!